Ciao ragazzi e benvenuti, sono video, sono David 4000 e oggi siamo in un nuovo video di spaccamento Pokémon, però in real. Oggi volevo, siccome so già che qua dentro nella Mega Ball Teen ci saranno 3 bustine, volevo diversificare il numero di bustine perché sono sempre state 3 dall'inizio di questa serie, quindi ho portato anche un Confini Valtati e un Sole e Luna insieme alla Mega Ball Teen. Quindi andiamo prima ad aprire queste due, poi andiamo ad aprire la Mega Ball Teen, che dovrebbe contenere 3 bustine ed è bellissima. Già, questo qua non era qua, però l'ho coperto per un solo motivo. È quasi bellissima. Made in Cina. Odio. Odio. Però, ok. Allora, vi lascio un secondo e prendo gli sleeves. Ho portato anche 2 top loader, non si sa mai trovassimo una fuoriserie anche in Confini Valtati. E tra l'altro, a proposito di top loader e di sleeves, vi andrebbe se portassi un video delle mie carte Pokémon più rare? Fatemelo sapere. Intanto Confini Valtati con Kyurem nero, bellissimo. E cerchiamo di mettere questo qua, perfetto. Oh, le bustine quelle vecchie. Sono tipo 2 bustine che ho trovato random in edicola. Quindi, codice da parte. C'era ancora il trick vecchio, tra l'altro. C'erano le holo vecchie, tra l'altro. Krogank, Bidav, Vullaby, Vullaby, sì. Spoink, Mianfu, Gotowita, Cryogonal, Dusclops, Azumarill Reverse e Musharm. Ma io volevo, no, vabbè. Volevo una holo vecchia. Mi ci ho dato un Musharm raro. Sì, ok. Quindi niente in cos'era? Era Confini Valtati. Era Confini Valtati. Sole e Luna con Lunara. E qua invece d'ora in poi trick nuovo tutto andare. Quindi anche questo mi devo ricordare. Codice, sono il contrario, sì, decisamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Torkoal, Litten, Staffel, Eevee, Dewpider, Energia Buio, Scambio, Persian di Alola, Brion, Spinda Reverse e Braxfish. Nulla nei 2 pacchetti normali. Peccato. E ora, mio Dio, si è appiccicata. È davvero bellissima. Però andiamo a leggere. Ce la fa. Cosa si nasconderà mai dentro una Pokéball? La risposta è semplice: le carte Pokémon. La scatola della collezione Pokéball del gioco di carte Pokémon contiene 3 buste di espansione e una moneta. Quindi abbiamo già finito a leggere. Ma oh, strano. Ok. Adesso c'è da capire come aprirla. Di qua? Perfetto. Se lasciamo il segno alla fine. E infatti. Ah, aspettate. Di qua, perfetto, abbiamo ripreso un po' di segno. Mio Dio, è bellissima. Volevo tanto, abbiamo perso il segno, fantastico. Volevo tanto prendere la Luxury Ball, perché secondo me è una delle più belle. Inoltre io catturo sempre i Pokémon delle mie squadre competitive. Volevo prima aprirla però. Quindi richiuditi. E sì, ciao. Vabbè, andiamo intanto a prendere le bustine. Non era voluto. Mio Dio, come sono tenute male. Abbiamo tra l'altro una moneta di Solgaleo. Ah, oh, tutta quanta bella prisma. Aspettate che la metta a fuoco. Una moneta di Solgaleo. E 3 bustine.
abbiamo una bustina di ombre infuocate, guardie innascenti e invasione scarlatta. Io volevo però finire di aprire la Mega Ball e ammirare anche quella. Però ok, io butto le cartacce per terra bruciando. Aspettate che la richiudo, mio dio, è meravigliosa. Ok, non si voleva richiudere. Questa qua è la Mega Ball, davvero davvero bella. Per aprire in teoria bisognava fare così, premendo il pulsantino e aprendo in quel modo. Però anche il modo in cui ho aperto io, dai, ci può stare. Bellissima anche la linea qua, è davvero ma davvero bella ed è luminosa. E inoltre ho avuto fortuna perché in giro sono tutte quante piene di gugne. Qua ovviamente non mi è capitata neanche una. Quindi mettiamo la Mega Ball qua e andiamo in ordine di vecchiaia delle bustine. Quindi prima guardie nascenti, poi ombre infuocate e poi invasione scarlatta. Iniziamo quindi da guardiani nascenti. Un bel tapurere non sarebbe male, eh? Sarebbe anzi molto ma molto ma molto granito. Oh, sta vedendo il codice. Ogni volta lo rigirano. Io vado in fissa. 4. È ruvida. Ma è ruvida tipo sotto. Oh mio dio. Oh mio dio. Ho una fuoriserie? Madonna. Phantom. Tailu. Walmer. Trubbish. Yang Moho. Energia psico. Glalie. Weeping Bell. Altare lunare. Glalie reverse. È una fuoriserie. Energia in colore doppia fuoriserie. No, 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 no. Metti a fuoco, pezzo di merda. No, no, non ci credo. No, no, non ci credo. Datemi le sleeves. Datemi le sleeves e come tutte le fuoriserie che ho, userò anche un top loader piano. Mio dio, l'energia doppia fuoriserie. Tra l'altro si dice che sia tipo la fuoriserie più rara di tutte di questa espansione. Anche nell'online valeva un sacco all'epoca. Valeva tipo una quarantina di pacchetti. Senza rompere nulla. Senza rovinare la fuoriserie appena sbustata. Quindi vedete le mie carte come le tengo? Non ci credo! È bellissima! Non sto a leggere niente perché non ne ha energia. Bellissima! È bellissima! È stupenda! È livelli assurdi! E boh, abbiamo anche il pacchetto, però sto pronto a finire. Vabbè. Io non ho parole. Diciamo che i 15 euro della Mega Ball Team ce li siamo rifatti. Il codice è di qua, vero? Pezzi di merda. 1, 2, 3, 4. No, no, è di nuovo. No, no, non ci voglio credere. Ma non ci credo, mi sa che è una hyper questa. Mudbray, Ledyba, Hutut, Vulpix di Alola, aiuto, sto impazzendo. Rals, energia folletto, spray attacca brighe, Suiren, Sivifer, Lunaton reverse e Cecilia full art! Cecilia full art! No, 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 no. No, no, ma voi state scherzando. E al contrario da Sleeves. È bellissima anche lei. Mio dio. Sì, la metto anche lei nel top loader. Io le carte con le full art, non GX, full art allenatore, hyper e fuori serie le metto sempre nei top loader. Mio dio, aspettate. Ok. Eccola qua. Mio dio, Cecilia. Ce la fai? Ciascun po' come conta ciascun giocatore. Conta le carte che hai in mano e poi le mischi nel proprio mazzo. Quindi pesca lo stesso numero di carte. E che bottino abbiamo fatto esattamente? Aiuto. Invasione scarlatta con Buzzword.
qua mi andrebbe tranquillamente bene anche trovare un uccello. Ah, intanto c'erano ancora le carte qua, mi sono anche dimenticato di toglierle. Vabbè. Lasciamo veramente stare perché mi sento male. E si vedeva il codice, dannazione. Dovete decidere su dove mettere i codici. 1, 2, 3, 4. Oh, grazie, non abbiamo sentito niente. Magikarp, Remoraid, Monkey, Yalmoho, Carablast e Orrori. Vabbè. Energerba, che tra l'altro ci va fuori serie da ombre infuocate. Zweilus, Miltank, Mare Vacuo, Starmiraro Reverse e Salazol Holo, perché le carte normali a noi non ci piacciono. E diciamo che esattamente non ci è andata malissimo. In tre bustine, non conto Confini Varcati e Sole Luna, perché comunque non c'entravano, ma dentro alla Mega Ball Tin, che tra l'altro è la tin comune, quella che costa anche di meno, perché costa 10 euro, 11,90, non ricordo, invece la Velox Ball e la Luxury Ball costano sui 15 euro, quindi nella ball più economica e più comune abbiamo trovato Cicelia Ultra Full Art e l'Energia Doppia Fuori Serie. Ah, tra l'altro non avevo letto il numero, come faccio sempre. Era numero... aspettate, si mette a fuoco. 160... io lo vedo, devo vederlo loro. 166 su 145, fidatevi di me. Ok. Ed è di una bellezza immane. Avvicino alla mia fonte di luce, perché non ce la fa, se no. È di una meraviglia impressionante. E poi vabbè, appunto ci sceglie Ultra Full Art di Ombre Infuocate, una delle carte Ultra Full Art che cercavo di più, insieme a Samina di Invasione Scarlatta, oddio, e a Clem di Apocalisse di Luce. Sono delle Full Art che adoro, ma mio Dio, ho trovato proprio una delle ed è l'ultima carta del set, è la 147 di 147. Sono due carte a dir poco meravigliose, tutte e due già nel top loader, sbustate e messe subito sigillate. E va bene, io direi che questa Mega Ball Tin ci ha regalato molte emozioni, e ma sarà mica la conseguenza di aver fatto un titolo clickbait, troviamo la fuori serie nello spacchettamento di gioco di squadra? Perché se sì, io spacchettamenti di clickbait dalla mattina alla sera e cerchiamo di mettere a fuoco il tutto. Aspettate, fonte di luce, si prova di apparire anche qua. Ok, cerchiamo di mettere bene a fuoco. Mio Dio, bellissimo, bellissimo. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Conto di poter prendere anche la Pokéball, la Velox Ball e la Luxury Ball, se trovo ovviamente la Velox Ball, anche se è... come si dice? Diciamo che la Mega Ball è stata accompagnata dalla Luxury Ball e la Pokéball, la prima uscita, dalla Velox Ball. Ma se trovo la Velox Ball, siccome è rara, la prendo ugualmente, quindi non seguirò un ordine. Quelle che trovo, trovo. Comunque la prossima dovrebbe essere la Pokéball, perché il mio vigorante preferito ce l'ha già, quindi... sì, teoricamente la prossima volta vi porto la Pokéball, che avrà le stesse tre bustine. Vediamo se riusciremo a superarci, non penso. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.